PXN9607X, un controller wireless compatibile con Nintendo Switch e forse anche con PC. Funzione di accensione e spegnimento della console, wireless, connessione wireless, possibilità di connessione con filo, batteria litio, tasti turbo e funzione NFC per poter utilizzare gli Amiibo. All'interno della confezione abbiamo il manuale inglese e cinese e una guida rapida di come collegarlo. Tutto qua. Vediamo nel dettaglio il prodotto. Il prodotto è disponibile in varie varianti. All'interno troviamo il cavo USB o USB-C. Buona la plastica del prodotto, veramente fatto con una bella plastica, bella al tatto. Anche i tasti, a primo impatto la croce direzionale perfetta, fatto molto bene. Guardiamolo un pochettino nei dettagli. La qualità costruttiva mi ha sorpreso davvero. Anche il feedback dei bottoni, buon grip. Personalmente ho preso un blu e un rosa, maschietto e femminuccia. Proveremo a configurarlo e a collegarlo al Nintendo Switch ed eventualmente anche ad un computer. Per ricaricarlo è sufficiente inserire il cavo USB di tipo C in dotazione e possiamo tranquillamente ricaricarlo. Una volta inserito il cavo di alimentazione, i LED lampeggeranno fino ad avvenuta ricarica. Vediamo un pochettino come collegare il tutto al Nintendo Switch. Dal Nintendo Switch andiamo in controller. Poi andiamo a scegliere cambia impugnatura ordine. Sul PXN andiamo a premere per 3 secondi il tasto di accensione, fino a quando i LED anteriori non inizieranno a lampeggiare in questo modo. Una volta che lampeggiano in questo modo, possiamo proseguire sul Nintendo Switch. Verrà rilevato il controller. A questo punto possiamo iniziare a premere A o LR quando è tutto pronto sul joypad e possiamo direttamente utilizzarlo. La procedura di collegamento è molto semplice, permette quindi di utilizzare il controller su Nintendo. Nel momento in cui si va a selezionare il gioco, quindi in base al tasto che premiamo sul joystick o sul Joy-Con, possiamo decidere quale utilizzare. Possiamo ritornare ad utilizzare i Joy-Con, è sufficiente premere un tasto su questi ultimi, in modo che il software all'interno del Nintendo Switch scelga come controller principale i due Joy-Con. Il prodotto può essere anche collegato ad un computer, ma al momento via cavo USB-C. È sufficiente collegare il cavo USB-C al controller e verrà installato il tutto. A livello di qualità sono rimasto davvero soddisfatto, soprattutto anche per la funzione NFC che permette di utilizzare gli Amiibo direttamente dal controller poggiandoli sul tasto Home e soprattutto per la capacità di reazione dei tasti, che devo dire che è molto buona.